Salve, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo subito con la cronaca per raccontarvi di un giro di prostituzione in città. Arrestati tre persone che affittavano diverse stanze in diversi edifici a Siracusa, arrivando a guadagnare da questa attività fino a 4.000 euro al mese. Un giro di prostituzione di case d'appuntamento in città, scoperto nel corso di un'operazione denominata Case Chiuse, che ha portato all'arresto di tre persone. Alle prostitute venivano messe a disposizione camere in diversi edifici e i capi dell'organizzazione arrivavano a guadagnare fino a 4.000 euro al mese sul pagamento di una sorta di affitto. Agenti della squadra mobile di Siracusa, insieme alla questura di Catania, hanno eseguito le ordinanze di applicazione di misura cautelare nei confronti di Davide Formisano, 47 anni, Vincenzo Maiocco, 67, e Franca Petrino, 64. I tre avevano nella loro disponibilità diversi immobili che davano poi locazione a diverse prostitute a condizioni diverse da quelle di mercato, pretendendo tra l'altro per l'utilizzo degli appartamenti, in base alla giornata di potenziale attività, 50 euro al giorno. L'indagine era stata avviata nell'aprile del 2014 dopo diverse segnalazioni, secondo le quali a Siracusa c'era un'organizzazione che concedeva in locazione gli appartamenti a ragazze sudamericane dell'est Europa. In particolare Maiocco e la moglie Petrina concedevano sistematicamente in locazione gli appartamenti di loro proprietà a donne che applicavano la prostituzione, mentre Davide Formisano si presentava presso gli appartamenti stessi e cercava di convincere le ragazze a lasciare la casa attuale per trasferirsi in quelle di sua proprietà, prospettandogli così maggiori vantaggi. In questa maniera Maiocco e Formisano ricavavano in media 1.500 euro al mese per ogni inquilina, alla quale veniva chiesto il pagamento di 50 euro al giorno. Per incrementare al massimo i guadagni, alcuni immobili sarebbero stati suddivisi in due o tre mini appartamenti, in modo che vi alloggiassero diverse donne. Gli immobili sono stati sequestrati. Il nome dell'operazione è Case Chiuse, è stata quindi sgominata questa banda di presunti sfruttatori, ma ce lo spiega il dirigente della squadra mobile di Siracusa. Oggi abbiamo, per così dire, arginato un po' il fenomeno, perché come è stato sottolineato anche in conferenza, il sistema che era stato messo in piedi dagli indagati consentiva dei notevoli ricavi. Questi immobili, che poi oggi su provvedimento del GIP sono stati sequestrati, potevano fruttare anche 3-4 mila euro al mese, a fronte di un canone locativo che a condizione di mercato è di circa 4-500 euro, e quindi si capisce come questo sistema poteva anche consentire di reinvestire i proventi in ulteriori immobili, nell'acquisto di ulteriori immobili, e quindi diciamo un fenomeno che poteva esponenzialmente crescere. Quindi diciamo, oggi si mette un punto fermo, quantomeno con riferimento chiaramente agli indagati odierni. Si è provveduto al sequestro degli immobili e quindi sostanzialmente dei tre denunciati naturalmente scatta appunto il sequestro? Sì, sono due provvedimenti distinti. Da un lato l'applicazione della misura cautelare personale nei confronti degli indagati, dall'altro il sequestro preventivo degli immobili. Sono 8. Tutti a Siracusa, che chiaramente è finalizzato a interrompere la prosecuzione dell'attività illecita. L'attività si è diciamo, svolta a partire dal 2014, poi chiaramente si è interrotta e diciamo, abbiamo atteso i provvedimenti dell'autorità giudiziaria. All'epoca noi avevamo contezza che in tutti gli appartamenti chiaramente si esercitasse la prostituzione, e addirittura in alcuni di essi vi abitavano più donne, perché alcuni di questi appartamenti erano stati frazionati in mini appartamenti proprio per massimizzare ulteriormente i ricavi. Chiaramente la situazione che poi abbiamo riscontrato oggi è una situazione parzialmente diversa, perché chiaramente questo è un mercato in continua evoluzione. Ancora la cronaca, andiamo a Francofonte per parlarvi di un tentato omicidio. Arrestate due persone, padre e figlio, che in passato avevano avuto un rapporto con la stessa donna e per questo adesso ne assalgono gravemente un terzo.
Due uomini, padre e figlio, sono finiti in manette la scorsa notte a Francofonte per tentato omicidio nei confronti di un venditore di panini ambulante catanese di 35 anni. I due hanno preso di mira la vittima per questioni passionali. In manette sono finiti Emanuele Saggio di 35 anni e il padre Giovanni Saggio di 60 anni. La vittima invece è finita in ospedale in chirurgia generale a Lentini a causa delle ferite e lesioni riportate in diverse parti del corpo, soprattutto al torace, alla schiena e al polmone. Un intervento chirurgico ne ha scongiurato le estreme conseguenze. La vicenda ha il suo epilogo intorno alle ore 21, quando Emanuele Saggio e il padre si sono recati in piazza Villa, ex piazza Dante, dove hanno atteso la vittima, titolare di un chiosco di panini nei pressi, il quale è arrivato appunto intorno alle 21. Appena lo hanno visto, sono andati incontro e lo hanno aggredito. Il figlio lo teneva per le braccia e il padre lo avrebbe accoltellato in diverse parti del corpo, soprattutto al polmone. La vittima è riuscita a divincolarsi e a riparare all'interno di una vicina sala giochi dove sono arrivati i due aggressori da due porte laterali, o meglio da due porte diverse, e qui lo hanno ancora una volta aggredito con una bottiglia spaccata in testa e poi con un bastone, una stecca da biliardo. L'uomo ancora una volta è riuscito a divincolarsi e a scappare fuori riparando verso una guardia medica e qui ne è stato disposto il ricovero all'ospedale. Intanto padre e figlio si sono allontanati per due diverse direzioni, nel frattempo il figlio ha incontrato l'altra vittima, una donna di 35 anni che ha due figli avuti in precedente relazione, e qui c'è stata ancora una volta un'altra aggressione, l'uomo avrebbe tentato di strangolarla. Nel frattempo c'è stato il trambusto, la gente ha chiamato e segnalato più volte al centralino dei carabinieri che c'era qualcosa che non andava e i carabinieri sono arrivati giusto in tempo per bloccare il figlio. Il padre invece è stato bloccato poco dopo. Alla base della aggressione ci sarebbe la relazione che la donna ha avuto prima con il padre, poi con il figlio e per ultimo, nelle ultime settimane, aveva allacciato un rapporto con titolare del chiosco di panini che appunto ha avuto anche delle minacce da parte dei due, minacce di bruciargli il chiosco. E in che ambito si è sviluppata tutta la vicenda e poi il conseguente tentato omicidio, noi ce lo siamo fatti spiegare dal comandante della Compagnia dei Carabinieri di Augusta. È nato tutto da un movente di natura passionale, e un fatto sicuramente di una gravità, di una tale gravità che insomma lascia anche un po' allibiti. Queste due persone che per innamorate della stessa donna, che per difendere i loro sentimenti aggrediscono una terza persona innamorata anch'essa di questa persona. È stato un fatto veramente strano, ecco, lasciatemi passare il termine. La vittima non se l'aspettava perché stava andando a passeggio per la piazza e nel suo giorno di riposo. È stato aggredito da padre e da figlio che difendevano la stessa donna, un amore insomma che anche tra di loro poteva essere non poteva coesistere. Aveva comunque ricevuto degli avvertimenti non diretti, però era stato allertato. Sì, aveva avuto sentore, più cittadini lo avevano informato che insomma i due avrebbero fatto qualcosa per fargli del male o comunque per cagionargli un danno. Una delle coltellate ricevute potrebbe avere delle conseguenze gravi? Una delle coltellate ha colpito un polmone, però fortunatamente il danno dovrebbe essere insomma limitato e si potrebbe contenere la ferita in pochi centimetri.
Adesso parliamo di un fenomeno sociale, nella rubrica La spina nel fianco parliamo di povertà e in che maniera possa mutare gli animi umani. La crisi economica e l'insufficienza del denaro ci condizionano fino a disintegrare la più remota cellula della nostra mente. Ma in questa rocambolesca situazione finanziaria giro lo sguardo intorno a noi e scopro che non è solo quello del profondo baratro in cui siamo precipitati senza ammetterlo, ma nella totale separazione dalla realtà che ci circonda. Questa crisi globalizzante, universale, è ben radicata, creata dalla maligna mente degli uomini contro altri uomini. Sarà difficile da estirpare, da vincere, ma riflette soprattutto dove abbiamo nascosto e dove sono andati a finire i valori fondamentali dell'uomo sapiente dissolti così nel nulla, andati in crisi. Ci manca quello che per tanti anni abbiamo considerato il Dio sulla terra e che oggi odiamo perché non abbiamo: il denaro. Ci siamo dentro la grande crisi, la viviamo e la subiamo, è la morte dell'anima, il dilagare di episodi raccapriccianti, il verificarsi di situazioni contrarie alla morale e alla natura stessa dell'uomo, il ritorno alla violenza sociale. È la cronaca di tutti i giorni, è nostro malgrado abbiamo imparato a conviverci nascondendo la verità a noi stessi. Sono scomparsi quei freni comportamentali che rendevano l'individuo capace di emarginare il male, favorendo il bene, l'etica, il rispetto, l'educazione, il buonsenso, la ragione. Viviamo immersi in una realtà che vede allargarsi a macchia d'olio abominevoli reati, consumati sia sulla strada che dentro le mura domestiche. Pedofilia, perversione, satanismo, volgarità diffusa, violenza massiccia a tutti i livelli, cattiveria e malignità diffusa. Siamo diventati selvaggi, senza regole, senza amore, senza un cuore capace di emozioni, senza più il fratello prossimo. Siamo morti dentro e vigliacchi fuori. Siamo oggi il sottoproletariato di una società scomparsa in poco tempo. Siamo nel cimitero dei viventi, senza emozioni per vivere la vita da esseri umani, dove invece l'uomo mangia uomo, senza sapere il perché. Ci fermiamo, c'è la pubblicità per qualche minuto, ci vediamo tra poco. Nuovo oh, da Opel. Opel Cosa, con Forward Collision Alert. Oh, Autosport, da sempre Toyota, oggi anche Opel, in contrada Targia a Siracusa. Entra nel mondo Gemar. Questa settimana in offerta Tris mozzarella sole 1,49 euro, tonno palmera 120 grammi 89 centesimi, galvanino 550 grammi 3,69 euro, caffè Lavazza Carmensita 3,79 euro, olio extravergine De Santis 3,98 euro, biscotti Mulino Bianco 400 grammi 1,19 euro, detersivo Ace liquido 46 lavaggi 5,98 euro. Cerca il punto vendita più vicino a te. Supermercati Gemar. Nel punto vendita di via Garrone, sconti del 50% sul reparto abbigliamento. Fermati nei bar dove vedi questo marchio. Scopri il segreto dell'aroma Tropical Caffè. Il fantastico mondo del circo acquatico approda a Siracusa fino al 7 marzo in Via Lorina. Uno show innovativo e uno spettacolo per tutta la famiglia, ambientato in un magnifico acquario circolare, per assistere alle avventure piene di acrobazie di foche, pinguini, pellicani, coccodrilli, pitoni e pappagalli, e un magnifico rettilario da visitare. Spettacoli tutti i giorni alle 17.30 e 19.30 fino al 7 marzo. Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird
blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn. Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale. Il servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia al momento è stato sospeso, si attendono gli esami sui piatti, sono stati al centro di alcune polemiche anche virali sul web. Chiuse da ieri le mense scolastiche delle scuole dell'infanzia, l'argomento è stato il primo ad essere trattato in aula consiliare. Abbiamo attivato fin da subito le procedure d'urgenza, sottolinea l'assessore alle politiche scolastiche Valeria Troia. Abbiamo mandato i pasti ad analizzarli e disposto controlli urgenti sull'azienda. Riso e lenticchie possono produrre germogli. Le analisi ci diranno esattamente di cosa si tratta. In ogni caso abbiamo avvertito anche la polizia postale e presenteremo un esposto, poiché non possono essere alimentati questi allarmi attraverso i social. Dalle prime analisi si tratterebbe di germogli di forme vegetali del riso, ma per avere il quadro più chiaro si attendono le analisi disposte dall'azienda sanitaria provinciale, che saranno rese note nei prossimi giorni. Intanto il servizio è stato sospeso dal comune di Siracusa nell'attesa di un riscontro. Sulla questione il consigliere Castagnino ha chiesto che vengano prodotti a tutti i consiglieri comunali verbali relativi sia al sopralluogo che alla successiva azione dell'azienda sanitaria provinciale, che ha portato alla sospensione del servizio di refezione scolastica. Ancora di asili parliamo, chiude l'asilo di via Reggia Corte, tutto scaturisce da una sentenza del TAR, intanto questa mattina protestavano le mamme e le operatrici. Una chiusura, quella paventata per l'asilo nido di via Reggia Corte, che sta scatenando la protesta delle mamme e delle operatrici. La scelta proviene dall'assessorato alle politiche sociali, dopo la sentenza del TAR, in cui si chiedeva la rivalutazione, da parte dell'amministrazione comunale, dell'offerta dell'azienda cui il lotto era stato affidato. Questo dopo il ricorso della ditta esclusa per un eccessivo ribasso. A qualche giorno da una chiusura che appare ormai inevitabile, questa mattina la protesta. Improponibile e inaccettabile la decisione dell'amministrazione comunale di chiudere l'asilo di via Reggia Corte. Il dirigente, l'amministrazione, l'assessore Scorpo sostiene che c'è un'ordinanza di chiusura, una sentenza del TAR che ordina la chiusura dell'asilo, assolutamente falso. Il TAR dice di rivalutare e dunque dare le motivazioni per l'esclusione della ditta che ha fatto ricorso e dunque di rivalutare la proposta che ha fatto durante la gara. Questo non significa chiudere un asilo. Se la sentenza avesse ordinato la chiusura, siccome la sentenza risale al 9 di dicembre, l'asilo doveva essere chiuso il 10 di dicembre. Inaccettabile che si chiuda dopo 3 mesi, inaccettabile mandare a casa i dipendenti dell'asilo che hanno diritto al loro posto di lavoro, inaccettabile pensare che dei bambini da 0 a 3 anni debbano essere reinseriti solo per pochi mesi in un'altra struttura. Questo bando l'assessore l'ha definito, l'assessore Scorpo l'ha definito un bando sfortunato, un assessore che si esprime in questo modo va mandato a casa, non può fare l'assessore. Non esistono i bandi fortunati e i bandi sfortunati, esistono i bandi a norma di legge e i bandi con delle grosse irregolarità e questo è uno di quelli. Il bando va rifatto, ma non possono essere a pagare i cittadini e soprattutto i bambini. Per cui l'asilo va mantenuto aperto, il problema della gestione è un problema dell'amministrazione. Inconcepibile che il dirigente Miccoli chieda che la valutazione la faccia un consulente esterno, perché noi paghiamo lui come RUP, paghiamo una commissione di valutazione, per cui hanno perso ulteriori 3 mesi senza dare risposta né al TAR e né alla gente. L'asilo resta aperto, noi facciamo un'assemblea no stop, lunedì noi occupiamo la scuola non si chiude perché vanno rispettati i bambini, va rispettato il rapporto fiduciario fra i bambini e le insegnanti, vanno rispettati i posti di lavoro. Hanno aperto un asilo nuovo con 170 posti in meno, adesso l'amministrazione, il sindaco, anziché andare in giro per l'Italia, si assume le responsabilità delle scelte che ha fatto. Andiamo avanti, torniamo a parlare del canale Galermi che nei suoi periodi di secca procurerebbe diversi problemi agli agricoltori. Forse c'è una buona novità, almeno lo segnala il deputato regionale Vinciullo, che dice che c'è un finanziamento di oltre 380.000 euro che non viene speso dal 2014.
Divampano le polemiche sul canale Galermi, unico acquedotto in Italia gestito dal Genio Civile. Nonostante l'approvazione di un ordine del giorno del giugno 2012, con il quale le competenze sul canale passavano dal Genio Civile al Consorzio di Bonifica di Siracusa, questo passaggio non è avvenuto. L'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente e la Giunta di Governo avevano stanziato anche 385.200 euro, a cui dovevano fare seguito progetti che l'Assessorato alle Risorse Agricole doveva eseguire, impegnando i forestali. Ma quei lavori non sono stati eseguiti. Partendo da queste considerazioni, il parlamentare regionale Enzo Vinciullo ha chiesto all'assessorato Territorio e Ambiente, a quello all'energia e a quello per le infrastrutture di convocare rappresentanti del Genio Civile, del Consorzio di Bonifica e del Dipartimento per lo Sviluppo Rurale affinché procedano all'applicazione dell'ordine del giorno riguardante le competenze al Consorzio di Bonifica di Siracusa e nello stesso tempo di individuare delle risorse aggiuntive dai fondi PAC per il canale Galermi. Vinciullo ha chiesto all'assessorato del territorio e dell'ambiente di attivarsi con il demanio idrico per verificare se ci sono le condizioni affinché gli agricoltori possano realizzare i lavori necessari. L'assessorato regionale dell'energia conclude deve mettere a disposizione tutti i canoni che incassa ogni anno dagli agricoltori. Andiamo avanti, il Consiglio di quartiere Cassibile ha esitato una proposta perché venga modificato il regolamento della Tari, prevedendo così la riduzione del 10% per coloro che vogliono pagare tutto in un'unica soluzione. Nella seduta di Consiglio di circoscrizione di Cassibile, relativamente all'argomento della modifica del regolamento Tari, la tassa sui rifiuti che stabilisce le nuove scadenze del tributo per l'anno in corso su iniziativa del consigliere Giuseppe Zingales e poi votata all'unanimità dal Consiglio tutto, è stata approvata una proposta per venire incontro alle esigenze dei contribuenti. Ai cittadini che vorrebbero anticipare in un'unica soluzione il pagamento del tributo entro il 30 marzo prossimo, l'amministrazione concederebbe uno sconto almeno del 10%. Ciò contribuirebbe a far cassa introitando il tributo in anticipo rispetto all'esborso. Contribuirebbe a diminuire la percentuale di morosità elevatissima in questo campo, aggravata dal fatto che si paga il canone tra i più alti d'Italia. Diminuirebbe il ricorso alle anticipazioni di cassa dalle banche, così come più volte evidenziato e condannato dalla Corte dei Conti. Diminuirebbe il costo alla voce interessi passivi proprio per il frequente accesso alle anticipazioni di cassa. Ci auguriamo, afferma il presidente della circoscrizione Cassibile Paolo Romano, che la proposta sotto forma di emendamento venga accolta dall'organo consiliare per farla diventare operativa. Bene, con questo è tutto, il telegiornale si conclude, vi auguriamo un buon proseguimento di programma.